Buongiorno a tutti. Allora, volevo farvi vedere un piccolo acquisto che ho fatto, un acquisto creativo. E ho fatto il mio primo acquisto di Hama Beads o Pisla, come vengono chiamati. Allora, vi faccio vedere subito cosa ho preso. Allora, questi li ho trovati all'Iper La Grande I ed era in offerta a 50 centesimi, quindi tutto quello che ho preso è a 50 centesimi al pezzo. Allora, il pacchettino è fatto così, vedete? Beads for fun, e poi ha la piastrina, e queste sono appunto le perline che vengono chiamate Pisla o Hama Beads. E ne ho presi vari set. Allora, ho preso questo col cuore, poi questo qui con l'esagono. Questo qui con il quadrato, poi un altro con il rettangolo, perché tanto 50 centesimi sono tutte queste perline, quindi le ho prese lo stesso. E poi l'ultimo set di Hama Beads, che è questo qui che l'ho già aperto. Appunto, questa è la piastra dove si andranno a depositare le perline. Poi all'interno trovate questo foglietto di istruzioni. Allora, dice: divertiti creando, prendi spunto dai disegni sottostanti e crea usando la tua fantasia in quattro semplici passi. E le formine sono riutilizzabili. Allora, primo, posizionare la formina su di una superficie piana e inserisci le perline una alla volta. Segui l'esempio nel disegno e crea a tuo piacimento. Poi, i seguenti passi devono essere fatti da un adulto, perché in realtà questo è un gioco da bambini. Coprire la forma con l'apposita carta inclusa e passarvi sopra il ferro da stiro a temperatura media con movimento circolare per 40-60 secondi. Lasciare raffreddare la formina e la carta. Una volta raffreddate, togliete la carta e sollevare dalla formina il disegno creato con le perline. Posizionare su di una superficie piana piatta la formina, coprire con l'apposita carta il lato non scaldato precedentemente e passarvi sopra il ferro con movimento circolare per 40-60 secondi. Lasciare raffreddare la formina e la carta. Una volta raffreddare, togliere la carta. Vabbè, e poi tenere i bambini lontano dal ferro da stiro, ma mi sembra abbastanza ovvio. E poi all'interno appunto c'è la carta, semplice carta da forno. In questi set non c'è la pinzetta dentro, però basta una semplice pinzetta per le sopracciglia. E adesso vi faccio vedere appunto come sono fatte. Ne prendo una manciatina a caso. Eccole qui, sono dei tubicini di plastica appunto che una volta fusi poi andranno a creare un disegno a seconda di come le disponete. Potete fare anche degli oggetti 3D. Ho voluto provare i Pisla perché ho visto il video di una ragazza che adesso non mi ricordo come si chiama, ma ve lo scrivo qui da qualche parte, e che aveva fatto un cupcake che mi ha fatto venire voglia di provare, quindi appena li ho visti ho deciso di prenderli. Poi, da notare che i colori delle perline sono diversi, perché qua ad esempio c'è, in questo qui c'è azzurro, verde chiaro, nero, qui invece c'è blu scuro, viola e grigio, che qua non c'è. E mi sembra che anche l'altro pacchetto sono diversi. Qui ci sono anche viola, vedete? Poi, oltre a questi Pisla, ho preso questi qui, che sono gli Scooby-Doo. Anche questo 50 centesimi, sempre lì, però proprio una cesta con il fuori tutto e ho trovato anche questo. Gli Scooby-Doo andavano di moda tantissimo quando ero piccola io e sono appunto questi fili
e si usano per fare questi portachiavi, anelli, braccialetti, insomma, quello che volete. E bisogna, c'è un metodo specifico per intrecciarli. Quando ero piccola ne facevo tante, adesso spero di ricordarmi come si fa. Ditemi se vi interessa un tutorial per vedere come si fanno questi. E questi sono trasparenti, diciamo, e c'è azzurra, poi c'è verde, rosso e giallo. Però ci sono anche quelli, diciamo, colore più forte, quindi non tendente al trasparente, ma forte. In un altro video vi farò vedere che cosa ho combinato con questi Sigla e con questi Scooby-Doo. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!